Bene amici del SoundCloud, oggi un pannello solare della casa Aoki, un pannello solare davvero molto interessante, scopritelo in questa rapidissima recensione. Sigla! Eccoci qua ragazzi con il protagonista di oggi, PB-P4, un pannello solare, in realtà sono tre pannelli solari da ben 21 watt, infatti vedete, una volta aperto, questi sono i tre pannelli, lo metto dietro, è abbastanza grande, circa mezzo metro e quindi sicuramente non tascabile, però devo dire che questo pannello è davvero davvero iper efficiente. Vedete che ci sono anche dei moschettoni, sono quattro buchi e servono praticamente per fissarlo, per esempio penso a uno zaino piuttosto che ad altri supporti, in modo tale che riuscite veramente a collocarlo in posizioni molto più facili per praticamente ricevere la luce solare, oppure lo si può usare anche come sostegno per tenerlo in posizione verso la direzione dove arriva il sole. Allora, il pannello solare, vi dicevo, è un pannello da 21 watt di efficienza energetica, davvero molto interessante. Guardate qua alcune specifiche che sono praticamente scritte sul pannello solare. Abbiamo due uscite da 5 volt 2 ampere ora T massimo, e qui infatti vedete che ci sono le due porticine per collegare l'USB e poi potete collegarlo per esempio a un power bank o a uno smartphone e quant'altro. Con la luce del sole diretta al pannello solare sono riuscito ad avere 1.8 ampere di ricarica, quindi praticamente è veramente efficiente e non ha nessun tipo di problema. Non sovralimenta i terminali, quindi non vi preoccupate per quanto riguarda la bontà del pannello, perché è veramente costruito bene. Non costa poco, perché costa circa una 40-50 euro su Amazon, poi dipende il prezzo, ogni tanto costa 45, ogni tanto 55, però questo è appunto il range di prezzo. Mi sento di consigliarlo assolutamente per tutte quelle persone che per esempio vanno al mare, vanno in montagna e vogliono ricaricare non solo lo smartphone ma per esempio anche un power bank. Infatti potete collegarlo per esempio così, lo mettete sopra l'ombrellone della spiaggia, ci collegate il power bank, così lui rimane sempre bello carico, e quando poi avrete bisogno di energia elettrica potrete andare ad attingerla al power bank, oppure avendo due porte USB, uno ricaricate il power bank e l'altra la utilizzate per ricaricare per esempio il vostro smartphone. In circa 15 minuti di carica con luce non proprio fortissima ma diretta al sole sono riuscito a ricaricare un 25% un Samsung Galaxy S6, quindi un prodotto davvero molto importante. Lo consiglio a tutte quelle persone che diciamo amano un po' essere alternativi e soprattutto amano la natura, perché vabbè, è un pannello solare, quindi sicuramente sarete delle persone sicuramente un po' più green. Per questo brevissimo video è tutto, io vi ringrazio e niente, vi lascio al prossimo video. Ciao da SoundCloud.